Allora, adesso c'è un tema veramente scottante, sotto tutti gli aspetti praticamente, lo leggete in sovrimpressione, bollette, ecco quanto spenderemo. Sono già state date cifre, numeri, quindi probabilmente sappiamo tutti quanto costerà, per le nostre tasche e per tutti noi il rialzo dei prezzi, l'inflazione, il rialzo delle materie prime, la scarsa reperibilità. È un argomento, sono argomenti che affrontiamo tutti i giorni, però, con l'inizio dell'anno e soprattutto anche con gli interventi che sono stati fatti finora per cercare di arginare un po' il problema, è bene fare un po' un bilancio e capire quanto stiamo già spendendo e quanto spenderemo, appunto, usare ancora una volta il futuro. E soprattutto capire effettivamente se ciò che è stato fatto fino adesso serve, servirà, insomma, perché poi altrimenti se restano solo degli interventi molto molto leggeri e a conti fatti, la sofferenza sarà lo stesso evidente, bisognerà chiedersi che cosa fare per arginare questo problema. E allora intanto il bilancio voglio farlo con Marco Donzelli che è collegato con me, Codacons. Marco, grazie per essere con noi, ben trovato. Grazie a voi. Eccoci, ti vedevamo un po' bloccato, ma adesso vediamo di ripristinare bene la connessione. Allora, intanto io leggo questa notizia che probabilmente è già, come dire, di vostra conoscenza. L'autorità per l'energia, l'ARERA, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, ha azzerato per il primo trimestre del 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medie e grandi imprese. Quindi, praticamente, un provvedimento che ha applica quanto deciso dal governo con il decreto sostegni, così ripercorriamo anche un po' ciò che è stato fatto lo scorso 21 gennaio, che copre la misura con 1,2 miliardi di euro attraverso l'utilizzo di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2. Allora, intanto Marco Donzelli, partiamo da una domanda molto semplice, 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 poi leggerò altri numeri. Finora ha dato qualche risultato ciò che è stato fatto, cioè gli interventi che sono stati fatti per aiutare i consumatori? Quello che sta succedendo non è ancora fatto costitutivo di problematiche economiche sensibili da parte dei consumatori. Si vedrà tra poco l'effetto di tutto ciò. Ma quello che ci preme è sottolineare è questo aspetto, cioè come si può immaginare in un'economia, viene spiegato all'università e abbiamo avuto vari incontri con esperti che non fossimo magari noi consumatori, poveri consumatori o poveri avvocati a dipanare un po' la matassa della problematica economica che si sta palesando. Ma la problematica economica è evidente a tutti, cioè se alle famiglie viene sottratto un budget significativo per la spesa dell'energia elettrica, è logico che non avranno altre spese, non avranno altre risorse economiche da sostenere nell'ambito di quello che è l'acquisto di beni di consumo. Quindi i consumi si contrarranno, il problema economico si evidenzierà significativamente nell'ambito del PIL, ma anche da quel punto di vista lì e del PIL arrivano delle comunicazioni giornalistiche che non riusciamo a comprendere. Quando si parla di un 6,5 di aumento del PIL, noi ci domandiamo, ma in base a cosa? In base al blocco tremendo che c'è stato nel 2020 e le conseguenze disastrose per l'economia nel 2021. È logico che ci deve essere un rilancio, ma il rilancio che noi vediamo nelle nostre tasche, nel numero di impieghi che aumentano nella nostra società dal punto di vista lavorativo, sono bassissimi. Bassissimi, l'economia ferma, le imprese sono in gravissima difficoltà, per cui anche quando si lanciano questi messaggi di un 6,5% in più di PIL, ci sembra quasi di capire un significato economico, noi consumatori, noi del Codacons, non significativamente importante.
per la nostra stabilità economica, per la stabilità economica delle famiglie. Le famiglie, se hanno un budget di 100 e devono spendere 100 per l'energia, è chiaro che non avranno quei 100 a disposizione per poter comprare altri beni di consumo, certo, per fare, certo, prevenzione medica, e conseguentemente sembra che la riflessione macroeconomica che viene fatta in questo periodo sia poco coerente con i conti e con la realtà sostanziale delle nostre famiglie. È chiaro che lo Stato, che ha un periodo esistenziale molto più lungo di un essere umano, nel senso che uno Stato può durare 100, 200, 1000 anni, 2000 anni, no, abbiamo visto nella storia del mondo, non ha problemi adesso a poter indebitarsi per far sì che il peso economico vada a cadere sulle famiglie, e conseguentemente sulle famiglie non ci siano risorse per far ripartire i consumi, perché quei 100-200 euro in meno, o annualmente quei 1500-2000 euro in meno che le famiglie avranno a disposizione per la prevenzione sanitaria, per l'acquisto di beni di consumo, per tutto quello che rappresentano i consumi, adesso non ci saranno, e no, quindi no, è vero. I negozi venderanno di meno. Ma io sono d'accordo. Io, guarda, scusami se ti interrompo, ma su questo io tengo moltissimo. Io sono d'accordissimo con te, perché pur ovviamente noi analizzando questioni puramente finanziarie, e ovviamente le stime che tu hai dato, le previsioni del PIL arrivano a noi anche tutti i giorni e quindi le divulghiamo pure noi, però sempre con un po' di incertezza e sconcerto, nel senso che appunto questo aumento del 6,5 del PIL, peraltro si parla di una crescita che non si vedeva dagli anni 80 quasi, però insomma è abbastanza paradossale. Ma visto sì, ma poi si fanno i parallelismi con la Germania. Ma la Germania si è fermata come l'Italia? Direi proprio di no. Noi partivamo un po' più penalizzate già ancora prima che arrivasse la crisi del Covid, perché è quello, no? La crescita nostra era molto molto inferiore rispetto a quella della Germania, insomma non abbiamo bisogno di dirlo, lo sappiamo molto bene, e quindi insomma pensare adesso che dopo soprattutto 2 anni di pandemia, con la situazione precaria che c'è ovunque, cioè, eccetera eccetera eccetera, fa un po' sorridere. E io quindi sono d'accordo, e soprattutto quello che hai detto tu, perché la sofferenza, cioè poi voi avete il polso della situazione perché parlate con i consumatori tutti i giorni, però la sofferenza si vede, cioè i negozi sono vuoti. C'è un problema di indebitamento. Certo. Da quando è entrata in vigore la legge che consente ai cittadini singoli debitori, insolventi, di poter aprire una procedura tipo quella fallimentare per le società, noi abbiamo costantemente una presenza presso i nostri sportelli del Codacons sul problema del sovraindebitamento, cioè è quella situazione in cui se uno non ha soldi e ha dei debitori che continuano a chiedergli soldi, a quel punto si apre una procedura concorsuale come le società per dire: io c'ho questo, vedete un po' di soddisfare i vostri crediti. Certo. Ecco, il numero di persone che si affiancano a noi per aprire una procedura sul sovraindebitamento è sempre maggiore. È enorme la quantità di persone che si rivolgono a noi al Codacons, ancora prima che si riverbererà la situazione dell'aumento delle bollette, a chiedere chiarimenti sull'entità delle bollette, dei conguagli che gli vengono inviati. Insomma, cioè, veramente, noi talvolta, come cultori, non so, sociologici della nostra società, ci domandiamo: ma è possibile che un'organizzazione statale, che un'organizzazione della pubblica amministrazione, che un'organizzazione in cui il cittadino non è uno schiavo, ma è uno che contribuisce tutti i giorni e che può avere anche dei passaggi a vuoto nella propria esistenza dal punto di vista economico, possa essere trattato come vediamo in questo periodo essere trattato il consumatore? Cioè, allora Marco, peraltro adesso ti faccio una domanda che mi ha chiesto di farti un altro mio ospite, perché insomma è un tema su cui tutti vorrebbero avere risposte, poi purtroppo dobbiamo navigare un po' a vista. Intanto ricordiamo che negli ultimi 9 mesi, dicevo, diamo altri numeri, le tariffe del gas hanno subito un aumento complessivo del più 84,4%, abbiamo parlato prima del gas, l'elettricità è cresciuta del più 86,9%, questo significa pane, vino al vino, che ogni singola famiglia si ritrova a spendere più
1.119 euro sulle bollette dell'energia, naturalmente senza contare i prossimi futuri aumenti. Ed è qui che la mia domanda va a insinuarsi. Marco, ciò che eventualmente potremmo risparmiare oggi, ammesso che questo avvenga, lo pagheremo più avanti? E domanda nella domanda, cioè dobbiamo mettere in conto continuamente rialzi finché la situazione non viene calmierata in modo strutturale, perché poi insomma se anche diamo bonus eccetera si può tamponare la situazione, questo vale un po' per tutte le questioni, no? Come la certezza che una cambiale in scadenza sarà presentata all'incasso presso una banca e non ci si potrà sottrarre da quel pagamento, posso dire che è un'assoluta certezza che l'aumento di cui stiamo parlando, e comunque ci saranno nonostante i provvedimenti governativi, deve ancora maturare, deve ancora incidere nella società. Però devo dire la verità, se in questo periodo non ci si rende conto che al di là delle considerazioni che facciamo noi in questa bellissima trasmissione di approfondimento, non si fanno altri temi di riflessione, cioè sulla capacità di chi ci governa di avere in mano quegli strumenti di cultura generale e di cultura specifica per poter affrontare i problemi che sono economici, giuridici, medici. Mm-hmm. E noi ci ritroveremo sempre qui a parlare di temi che a me e a te risultano chiari, cioè non puoi andare a prendere tutti questi soldi ai consumatori perché il rilancio dell'economia ritarderà, se non si spegnerà, a meno che non succedano altre cose negative, pare agli occhi di tutti, per cui una strategia macroeconomica ci deve essere, una strategia che non sia solamente quella dirigista dello Stato attraverso la collocazione dei fondi del piano, ma che sia veramente una riflessione punto su punto, come in un consiglio di amministrazione, come si deve comportare uno Stato. Questa cultura, questa capacità l'abbiamo vista nel sistema politico che ha affrontato una votazione del Presidente della Repubblica, non c'è. Ci sono dei leader di partito che hanno veramente difficoltà nella capacità di affrontare non animisticamente il loro ruolo, e che questo è già evidente a tutti, ma anche culturalmente. Cioè, la gente deve rendersi conto che quando va a votare non deve disperdere il voto, perché nel momento in cui tu vai a votare delle persone che non hanno titoli di studio, potrebbero dirti, Marco, che non si vota da tempo, insomma, ormai. Ma guarda, cioè, certe volte mi rendo conto che questi approfondimenti su cui tante, non so, se parli con un professore universitario, se parli con un professionista, se parli con un barista, se parli con un gestore di un centro estetico, è a tutti chiaro quello che è la soluzione del problema, come affrontarlo. Poi magari la pianificazione economica a bilancio dello Stato occorre qualche passaggio istruttivo e cognitivo maggiore, ma la realtà sostanziale della vita, la realtà economica della vita è completamente scevra da quelle che sono le conoscenze del sistema politico. Ok, Marco, scusami, no, assolutamente, ottimo inciso. Ti volevo però chiedere un'altra cosa, abbiamo ancora una manciata di minuti, però volevo chiedertelo. Allora, al di là del fatto che poi lo abbiamo già, insomma, lasciato intendere, ma è molto chiaro, non è che si parla solo di aumento delle bollette, cioè se aumentano le bollette e appunto, come dicevi tu, una famiglia a disposizione 100 euro e deve pagare 100 euro solo di bollette, chiaramente non avrà i soldi per pagare il resto, quindi a cascata poi si riducono i consumi, si riduce il potere d'acquisto delle famiglie, delle singole persone, e questo ovviamente in battuta finale per l'economia. Il pane che andiamo a comprare, la pasta che bolliamo per farci gli spaghetti aumenterà. Appunto, aumenta tutto, e anche l'inflazione, perché poi si parla del tema dell'inflazione, che voi avete stimato, ma si può immaginare rimarrà intorno al 3%, quindi ha un target più alto. Però detto questo, voi avete preparato, cioè state preparando un mega ricorso per gli italiani che vogliono aderire. Di cosa si tratta? Sì, sono delle iniziative. Il Codacon si struttura in modo molto semplice: laddove ci sono delle istanze, delle richieste, il mondo della politica, il mondo dell'impresa o la pubblica amministrazione ne interviene, cerchiamo di smuovere la situazione attraverso
delle istanze che vengono portate all'autorità giudiziaria. Se ad esempio il Comune di Milano non interviene sul superamento dei limiti dell'inquinamento, noi facciamo un esposto dicendo si sostituisca il giudice a quanto non fa la pubblica amministrazione per risolvere il problema dell'inquinamento. In questo caso il nostro tentativo dinanzi ai giudici amministrativi è far valere quello che sulla carta per noi è estremamente chiaro. Non sono le scelte politiche del cittadino, del consumatore che hanno determinato un aumento così eclatante del costo dell'energia, sono le scelte incredibili nell'ambito di un sistema politico completamente assente dal punto di vista della conoscenza degli strumenti che ci devono portare a il futuro sul piano energetico ad aver determinato questi aumenti. Per cui ci sono delle soluzioni, prima di tutto da adottare nell'ambito macroeconomico, ma soprattutto delle scelte da fare nell'ambito economico che non devono penalizzare il consumatore finale. Il consumatore finale deve essere tenuto indenne da questi aumenti che non sono determinati da una domanda offerta da lui determinato, ma dalle scelte politiche, governative e statali completamente errate. Certo, certo, certo. Quindi per aderire, insomma, bisogna rivolgersi a voi e per chi fosse... Sì, fosse sul sito del Codaco sono state tutte le nostre iniziative. Ok, ok, certo, certo. Quindi sì, ci si ricollega presto. Marco, faremo naturalmente ancora la conta tra un po' per capire come difenderci, insomma, cioè il Codaco sta a disposizione, cerchiamo di monitorare anche noi da vicino la situazione. Grazie a Marco Donzelli, Codaco, per essere stato con noi. Grazie.